Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo episodio della vostra amatissima Captive Minecraft, la serie in cui i nostri birdie ci espandono ad ogni nostro achievement. So che questa serie vi piace tantissimo, quindi mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi qui sotto perché è importantissimo. E nulla, direi di iniziare letteralmente subito. L'ultima volta insieme al signor March abbiamo battuto l'Ender Dragon e inoltre abbiamo ottenuto anche l'uovo, che in realtà non so dove abbia messo il signor March perché potrei averlo perso. Ah, ok, è qua, scherzavo, non l'abbiamo perso. E al momento gli obiettivi sono quasi finiti, sapete, perché rimane questo qui che però non possiamo farlo di uccidere uno scheletro a 50 metri. Una torta la possiamo fare, una libreria pure la possiamo fare. Questo non credo di poterlo fare perché serve un chilometro di rail e noi abbiamo poco spazio. E poi c'è questo qua che è quello di uccidere un bellissimo wither. Ora, se avete qualche idea su come fare quelli che non so come fare, mi raccomando scrivetelo nei commenti. Però oggi intanto andremo a cercare di uccidere un meraviglioso wither scheletro. Non wither scheletro, un wither di quelli brutti che volano e fanno... No, quello sono io, sono lo zombie. Comunque andiamo per ordine. Allora, al momento abbiamo soltanto una Wither Skull, quindi soltanto una testa. Però abbiamo una bellissima Enchanting Table, e uno degli obiettivi è quello di fare delle magnifiche librerie. Quindi, oh, qui si è bloccato un cosetto. Via, togli questo ghiaccio. Quindi, con tutte le canne da zucchero e tutti i livelli che ho formato questi giorni, possiamo fare delle magnifiche librerie per cercare di incantarci ed essere sì più forti, ma anche avere del looting, perché altrimenti ci vuole una vita per avere tre Wither Skull e noi non dobbiamo metterci una vita. Quindi, allora, mi prendo un pochettino di legna, che tra l'altro quest'albero come diamine è cresciuto? Ah, ok, non facciamo domande, l'importante è che mi dia legna alla fine. Ma c'è una cesta? Ma che cavolo? Ma c'è del ferro? Ma io non l'ho mai vista questa cesta, scusatemi. Ma siamo seri? Vabbè, ok, va bene. Però l'abbiamo vista comunque. Mi prendo anche questo blocchettino qua e scendiamo giù. Già che ci siamo, lo metto anche a cuocere questo ferro, che forse ci servirà prima o poi. E ovviamente si ripiantano anche gli alberi, che è importante. Allora, vediamo quante librerie posso fare. Anche se in realtà la pelle non ne ho tantissima, mi sa. Ne ho trovati soli 16 pezzi, infatti. Non so quanti libri ci verranno, ma vediamo. Ok. Oh, incredibile. Giusti giusti, 15 libri, vediamo quante librerie ci vengono con 15 libri, zac, achievement, quindi il board si allarga. E inoltre abbiamo anche 5 librerie da mettere attorno alla nostra bellissima enchanting table, quindi facciamo una cosa di questo tipo. Ok, perfetto, quella chest lì non so quando cavolo riusciremo ad arrivarci, mannaggia lei. Vediamo se abbiamo sbloccato altre chest, anche se non mi sembra perché questa è più lontana. Forse c'è qualcosa qui sotto perché vedo che c'è molta neve, io vado a controllare, nel dubbio non si sa mai, No, falso allarme, non c'era assolutamente niente, va bene, altra che da zucchero che saltano. Mannaggia, qui c'è il ghiaccio e non riesco mai a toglierlo. Come diamine si fa? Vabbè, destino. L'ultima volta, tra l'altro, esplorando, guarda che ti ho visto che ti nascondi dietro le colonne, non devi neanche pensarci a esplodere, vattene via. Ok, l'ultima volta esplorando sono riuscito a trovare finalmente dei lapislazzuli che, mamma mia, sembravano introvabili. E qui, tra l'altro, dovremmo fare anche le ultime colonne per finire completamente tutto il monumento. Quindi va bene, lo faremo, lo faremo. Comunque, questi lapislazzuli che sono stati letteralmente sudati perché è stato molto difficile trovarli, li useremo per incantarci al meglio. Vediamo, smite, non mi piace, però smite, vorrei qualcos'altro. Facciamoci intanto un bellissimo picconcino con efficiency 2, ok, non è male. Facciamo questo bello efficiency 2, voilà. Mi incanto anche la mia armatura, che tanto ormai questa qui è immortale e sarà per sempre con me, con protection 1. E vediamo se intanto mi dà qualche looting. Unbreaking, niente looting, ottimo. Protection 2, va bene, prendiamoci un protection 2. Unbreaking 1, ok. Non è che magari facendo così... No, no, mannaggia, ho fatto troppo. Ah, mannaggia a me. Vabbè, comunque dicevo, non è che magari facendo un libro mi esce fuori subito looting. Però il libro non si fa così, Nico. Ci sono, lo giuro, ci sono. Ok, dicevo, vediamo se con un libro mi dà looting. Smite, efficiency, efficiency. Va bene, facciamoci sharpness 2. Facciamoci sharpness 2, che comunque non è male. Potrebbe esserci di meglio, però ci accontentiamo. E provo a fare anche questo quasi quasi. Va bene lo stesso, siamo comunque ben incantati. Mi prendo un po' di cibo e poi è giunto il momento di andare di nuovo giù. Lasciamo qui una zappa che non mi serve. E scendiamo giù nei nostri amati sotterranei, perché in teoria ci sono moltissime, tantissime in realtà ceste che si sono... Ma io perché non metto... vabbè, ho capito, ma quanta gente c'è oggi? Mi sembra un po' troppa. Sì ragazzi, oggi avete esagerato. Ecco, lei pure si deve sfogare. Corri Nico, corri, corri via, fuggi, 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 fuggi. Ok, se qua c'è qualche chest facciamo che non è importante. Facciamo che non è importante, andremo a vedere una prossima volta. Ciao a tutti, io scappo giù e là, via, scappa Nico. Vabbè, ma siete anche qua, ma siete ovunque, vattene via. Non so dove io mi stia addentrando, ma ho pochissima vita. E qua c'è uno zombie molto simpatico e cattivo che... No, 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 no. No, no,
No, ok, meno male, meno male. Ciao, qua c'è della... una spugna. Ok, me la prendo questa spugna, va bene. Comunque qua c'è della clay che mi prendo al volissimo, perché ci servirà per il monumento. Ciao, buongiorno, anche questa cassa è quella solita che dobbiamo togliere. Vabbè, ma quanta gente c'è qui, ragazzi? Mi sembrate un po' troppo agitati, sinceramente mi sembrate... va bene, sì, sì. No, ma mettiamocene un altro di zombie. Sì, 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 va benissimo, va benissimo. Tu puoi esplodere lì lontano da me. Grazie mille, ok. Forse dovevo mettermi in testa di mettere le torce all'inizio, perché ora non ho più voglia, perché dovrei metterne un sacco. Però questo è quello che succede, quindi sono un po' una capra. What the? Cavabonga, cavabonga, aiuto, quanta gente c'è! Mamma mia, scappa Nico, ritirati qui dentro. Non importa quel che è successo, chiuditi e stai qua al successo. Non so cosa abbia detto, ma questa è un'altra chest inutile, mentre questa qui è una chest bloccata con dentro delle uova, della clay e altre cose abbastanza inutili. Questo cos'è? Efficiency 5, interessante. Questo da aggiungere assolutamente al mio piccone. Qui c'è altro disbloccato della lava, non c'è nient'altro, ottimo. Ora che ci penso, con queste uova in realtà potremmo farci una torta. Forse è un altro obiettivo facile facile. Sono entrato e riuscito ad apportare per andare a vedere se qui da queste parti invece c'è qualche altra chest che si è sbloccata, tipo questa che non possiamo prendere. Poi qua sotto cos'è che c'era? Qua sotto c'era una chest, se non ricordo male, tipo qui. Esatto, che c'è una pozione di forza. Ok, può essere interessante contro il Wither. Prendiamoci anche le uova, molto bene, molto bene. Qui c'è altro di interessante, altro da rubare, altre ceste carine, non mi sembra. Ciao. No, non c'è un bel niente. Beh, io direi di andare su intanto a fare una torta, perché teoricamente dovremmo avere tutto ciò che ci serve. Allora, se non ricordo male, per fare una torta servono 3 secchielli di latte, che non sono un problema perché basta prendere il ferro che abbiamo messo a cuocere prima. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, e la gentilissima Milka ci darà tanto latte, grazie mille Milka. Sì, l'ho inventato adesso il nome Milka, ok. Poi ci serve del grano che possiamo trovare qui già cotto, tutto bello. Cioè il grano cotto in realtà no, però cresciuto, ok, forse è meglio. Poi ci serviranno delle uova, dello zucchero che possiamo avere da queste bellissime sugar cane. E teoricamente abbiamo tutto, credo. Ora il problema è ricordarsi come si crafta. Ci provo. Qualcosa di questo tipo? No, non è qualcosa di questo tipo. C'ero quasi, sarò onesto. Ora l'ho cercato su internet, però da solo c'ero quasi arrivato. E voilà, abbiamo una bellissima cake, una bellissima torta da mangiare tutti insieme qui, per essere felici e contenti di questo nostro bellissimo traguardo all'interno di questa serie. Quindi mangia, mangia, Nico, mangia. Ok, anche se sembra che sta salutando, in realtà ho mangiato mezza torta. Era buona. Dunque, mi svuoto l'inventario e torniamo al nostro obiettivo principale, ovvero il nostro grandissimo Wither, che penso a questo punto sia nel Nether, perché nell'Overworld non c'era nessuno spawner o roba del genere, e nel Nether ancora non abbiamo visto cosa c'è sotto, perché sopra abbiamo visto, ma sotto assolutamente no. Quindi allora, mi faccio tantissimo cibo perché potrebbe tornarci utile contro il Wither. Direi che 12 ciotole bastano, grazie mille per il suo grandissimo cibo, molto gentile, gentilissimo anzi oserei dire. E ora andiamo giù al portale per cercare qualcosa inerente a sto cavolo di Wither. Allora, non so quante ceste si siano sbloccate, perché queste molte le avevo già aperte, tipo questa se non sbaglio era anche già aperta, quella non si apre, questa qui anche avevo già aperto. Vabbè, comunque non penso ci sia nulla di nuovo. Sopra siamo già stati, dobbiamo andare a vedere sotto se c'è qualcosa di importante. Il problema è che come cavolo scendo senza morire? Non lo so, facciamo così piano piano, poi scendiamo qui. Ciao amici, voi siete miei amici, vi prego ditemi di sì, io non vi odio, voi mi odiate? Oh, non mi odiate, grazie, grazie, possiamo convivere insieme. Andiamo giù prima che cambino idea, grazie mille. Allora, vattene via, tu non sei il benvenuto, vattene via. Cosa c'è qua? Prenditi sta cesta, c'è del latte. Boh, va bene, prendilo. Qui invece non c'è nulla. Ok, 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 molto buono, molto buono. Devo stare attento a prendere tutto e ad andarmene velocemente senza morire. Non credo ci sia nulla, quindi... Boh, qua sotto c'è un buco. Non c'è un bel niente, ok. Scaviamo un pochettino sotto e vediamo se troviamo qualcosa. Si è buggato un blocco. Ok, si è buggato un altro blocco. Allora, scusami. Ok. E vabbè, si buggano i blocchi, va bene. Ciao. Che cavolo... Ehi, buongiorno, ma ho scavato poco, buongiorno. Ciao, no, stammi lontano, non ci devi neanche pensare. Porca miseria, ma che è sto posto? Ciao, cosa c'è qua sopra? Della lava. No, non va bene, cos'è questo? Spawner di scheletri, questo non mi serve. Ok, qui dentro invece che c'è? Del cacao, del fieno, boh, niente di che, va bene. Però questo qua sotto credo sia uno spawner di Wither. Ciao, vediamo che cos'è. Sì, è uno spawner di Wither, quindi mi sarà molto utile. Ehi, tu però mi... No. Ottimo. Io mi auguro di non aver perso tutto, perché altrimenti mi metto a piangere, sappiatelo. E il mio pianto è un pianto molto forte, è un pianto terribile. Per favore statevi lontani. Ok, vediamo quante cose ho ripreso. Oh, ho ripreso davvero tutto.
Non ho più la spada. No, non dirmi che non ho più la spada. Non me lo devi dire, no. Tra tutte le cose che potevo perdere, non la spada. No, no, no. Me ne devo andare a incantare un'altra, ma io non ci credo. Come sono uscito? Si entra da lì. Va bene, arrivo subito. So che non è il massimo, ma sono riuscito a farmi una spada con sharpness 2 e un'accetta in ferro. Poi vabbè, il resto l'avevo già, quindi non è un grossissimo problema. Comunque dobbiamo riuscire assolutamente a prendere 3 teste di Wither. Voi, stupidi di Wither, che mi avete fatto sprecare la mia bellissima spada che si è bruciata. No, non voglio la vostra spada, voglio la mia, quella in diamante. Dove l'avete messa? Dove avete messo la mia spada in diamante? Adesso lo voglio sapere, eh. Urca miseria, quanti siete? No, 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 no. Con calma, venite qui, datemi la vostra testa, me ne servono soltanto 2. Tra l'altro, no, vabbè, non ci credo. Si è bruciata anche la testa, quindi ora me ne servono 3 di teste. Ma state scherzando? Io voglio piangere, essere morto di nuovo. E qui nevica, ma questa atmosfera è molto piacevole. Ciao amici, vi prego, droppatemi una testa, altrimenti mi metto a piangere in tutte le lingue che conosco. Per favore, è 5 minuti che vi uccido. Oh, wait, quella è una testa. C'è una testa, c'è una testa, c'è una testa. Fermi, andatevene via, andatevene via. Due teste? No, vabbè, ma quanto è il drop rate di questi cosi? Non è possibile, cioè per 20 minuti li ho uccisi, non ho mandato niente, ora me lo droppano entrambi. Va bene, tu, anche tu vuoi darmi la testa, così facciamo 3 subito per caso, ciao. No, sarebbe stato divertente. L'ho vista, eccola lì. Hanno droppato la testa, non ci credo, basta. Vattene via, dammi sto coso, dov'è? 3 scuro, ok, spacca, basta, via. Togli sto coso, non lo voglio più vedere, via, spaccalo. 2 ce ne sono addirittura? Oh mio Dio, è stato impossibile. Però abbiamo le nostre bellissime 3 teste di Wither. Tra l'altro qui sotto sento anche dei cavolo di slime che saltano dall'inizio del cavolo di gioco. Dove siete? Voglio... Mannaggia. Che c'è qua sotto? Via, spacca sto coso. Oh, che pace. Quanti siete? Mannaggia voi. Urca miseria. C'è il cactus qui sotto. C'è il cactus. Mi serve per fare gli obiettivi quel cactus. Ok, facciamo che ci ricordiamo che qui sotto c'è un cactus e torniamo più avanti quando ci servirà, che forse è meglio. Ok, non mi ricordavo male che qua sopra c'era la soul sand. 1, 2, 3, 4. Ok, abbiamo i nostri 4 pezzettini. Sto finendo il cibo, sto finendo tutto. Quindi direi che è il momento di andarcene via immediatamente. Da dove cavolo si sono salito? Non me lo ricordo. Facciamo che spacchiamo anche questo spawner qua, che mi fa abbastanza paura. Tanto non dovrebbe più servirci teoricamente il gas. Ok, allora facciamo così e così e scendiamo piano piano con la tecnica Dream Nico. Che vabbè, sto per morire, però comunque è una bella tecnica. Voilà, mamma mia, questa tecnica di Nico è infallibile, incredibile. Andiamo nell'overworld, lo uccidiamo nell'overworld, direi che è meglio. Facciamoci power 2 sull'arco, perfetto. E mi sono fatto letteralmente tutto quello che mi servirà per la battaglia, penso, perché abbiamo tantissimo cibo, le cose per evocarlo, un arco, delle frecce e forse mi servirebbe anche un'armatura. Quindi facciamoci anche dei piedini e un caschetto, che almeno siamo messi bene. Siamo ben armati, è giunto il momento di battere ora il Wither. Bene, è giunto il momento di evocarlo. Dunque sarà pericoloso, lo so, però noi ci riusciremo, quindi facciamo così, direi. Sì, 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 sì. Tac, 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 tac. E 1, 2, 3. Non ha funzionato. Oh cavolo, ok, così ha funzionato. Il problema ora è ucciderlo. Bene, non ho fatto neanche uno scudo, sono stupido, lo so, però teoricamente dovrebbe essere bloccato, e finché è bloccato possiamo arcarlo. Non è più bloccato. Vieni qua, signor Wither. Vieni qua. Vieni. Sì, 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 sì. Guarda che ti faccio malissimo. Anche tu mi fai malissimo. Ciao. Facciamo che mangio. E mi mangio anche una pozione di forza, che forse è meglio. Salve, signor Wither. Salve. Come va? Tutto bene? Mi stai uccidendo? No, 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 no. Calmiamoci e parliamone. Forse dovremmo parlarne. Sì, 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 sì. Penso che dovremmo parlarne a fondo. No, 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 no. Calmati, 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 calmati. Calmo, 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 calmo. Ma non c'è nessuno che mi aiuta oggi? Non c'è nessun aiutante di Nico? Niente, mi vuole inseguire, mi vuole morto a tutti i costi, Mi ha distrutto il portale, mi ha distrutto il portale, mi hai distrutto il portale, mi hai distrutto il portale. Ma quanti zombie, ma quanta gente c'è. Ha poca vita, potremmo ucciderlo abbastanza facilmente facendo una cosa di questo tipo. Vattene via, stupido Wither, va, via. Ok, non è stato impossibile, l'abbiamo ucciso senza mai morire. Il portale è morto, però basta ricostruirlo in fondo. Allora, c'è stato un po' un devasto, è esploso tutto. Però, comunque, io la considero una vittoria. Si è sbloccata anche la chest, incredibile, con delle pozioni di cose abbastanza inutili. In realtà Instant Health potrebbe esserci stata utile, però non importa. E nulla, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Io ho visto che voi siete spawnati qui sotto, non credere che... Porca miseria, mi stanno trollando gli zombie. È qui sotto lo spawner, è qui sotto per fa... Guarda che l'ho visto, ora non ho spawnato più. E nulla, buon Natale a tutti e felice anno nuovo.